nuova ricetta. Oggi andiamo a fare una nuova ricetta con la nostra Instant Pot Evo 2 Plus, che è un pochino che non facciamo un video. Oggi andiamo a fare un primo piatto e andremo a fare pasta e ceci. Visto che iniziano le giornate abbastanza fresche, ci sta proprio bene andarci a mangiare un bel piatto caldo di pasta e ceci. E perché non farlo in Instant Pot, che andiamo a dimezzare, stradimezzare, se non quadrimezzare i nostri tempi, e non riempiamo la casa di vapori, odori, eccetera, eccetera. E noi siamo qua per cogliere l'occasione per fare questa ricetta. Premessa, è la prima volta che la faccio e speriamo che, cioè la prima volta che la faccio nella pentola a pressione, perché questa l'ho sempre fatta, quindi speriamo di riuscire a ottenere un risultato idoneo per andarla a servire alla famiglia. Allora, questa è una ricetta molto antica, perché c'ha almeno 50 anni, che la faceva e la fa tuttora mia suocera. Io l'ho imparata da lei, l'ho assaggiata da lei la prima volta e ho sempre fatto la stessa ricetta che mi ha insegnato lei. Quindi è molto buona ed è, mi piace molto fatto in questo modo. Abbiamo bisogno di vari ingredienti, però se sono troppo grossi che a voi non gradite, potete andare semplicemente a tritarli. Io faccio pari pari la ricetta di mia suocera, che è un piatto che è veramente buono e si mangia veramente con piacere. Chi non vuole metterci la pasta la può mangiare semplicemente così, come una zuppa, è buonissima anche così. Io ad esempio a volte, quando ero nel periodo del dimagrimento che dovevo perdere peso, andavo a farmi la vellutata, quindi me la passavo a mano, perché la pellicina la dovevo togliere, detta dal mio nutrizionista, e mi facevo la vellutata con crostini. Ora che sono preso forma, oggi me la voglio mangiare così normalmente. Poi un giorno faremo la vellutata, proprio la vellutata. Allora, per due persone, perché questa sarà per me e mio marito, che siamo in stile sano, abbiamo bisogno di 100 g di ceci secchi, che dovranno stare in ammollo 24 ore. Quindi il giorno prima li dovete mettere dentro acqua fredda che copra di almeno 2 cm dall'altezza dei nostri ceci, mettete il sale grosso e sfregate con le mani, prendete su con l'acqua e il sale i ceci e li dovete andare a sfregare in questo modo. Poi li lasciate a bagno sotto il forno dove volete per 24 ore. Oggi li andate a sciacquare, dopo che sono passate le 24 ore, io dico oggi perché l'ho fatto ieri, li andate a sciacquare e sono pronti qua da cuocere, vedete, sono diventati belli grandi, Allora, poi ci serve l'acqua, le dosi dell'acqua non ve lo so dire, ma l'importante è che copra a filo i ceci nella nostra pentola, Deve coprire a filo, un filo che li copre. Mezza cipolla tagliata a pezzetti, io non l'ho tagliata fine, la lasciamo abbastanza grossa noi. Un po' di chino di sedano, poi 100 g di pasta, perché noi faremo 50 g di legumi, 50 g di pasta a testa, e 2 cucchiai di passata di pomodoro, aglio in polvere quanto basta, dado quanto basta. Chi vuole può metterci anche il pepe. Io, come sapete, tengo problemi, non posso mangiare il pepe, mi dà fastidio, quindi vado a mettere l'aglio in polvere. Il dado, chi non lo vuole, può non metterlo e può mettere semplicemente il sale quando saranno cotti. Ora procediamo, perché è molto semplice, non c'è né soffritto né niente, noi si mette tutto dentro e si va a cuocere. Ora vi faccio vedere. I ceci dopo li lavate, li sciacquate, li sgocciolate e li mettete direttamente nella nostra pentola. Poi con il nostro cucchiaio li pareggiamo, perché tanto dobbiamo andare a mescolare poi le cose. Ora mettiamo l'acqua che me li vado a coprire a filo. Ok, in questo modo, vedete, sono coperti a filo. C'è un leggero strato di acqua più alta del cecio, del ceci. È leggermente più alta, Non so se si riesce a notare, ma un filo superiore ai ceci. Poi inseriamo la cipolla e il sedano, che io ho tagliato a pezzi, ma noi li lasciamo grossi. A chi non piace può andarli a tritare fini. Poi diamo sempre una mescolata, aggiungiamo un po' di aglio in polvere
chi vuole mette il pepe, poi mettiamo 2 cucchiai di passata di pomodoro, potete mettere anche il sugo già pronto, io non ce l'ho fatto, quindi vado a mettere la passata di pomodoro. Se avevo il pomodoro basilico pronto potevo usare direttamente quello lì. Mettete 2 cucchiai, mescolate. Ora aggiungiamo un pochino di dado granulare, ma non tanto perché l'acqua non è assai, Poi dopo semmai andiamo a aggiustare dopo col sale. Quindi io metto mezzo misurino, Non esageratamente. Ecco qua. Andiamo nuovamente a mescolare. E il dado è il classico, È il classico, sì, il classico. Lo mescolate. Io ho preso il granulare perché ho notato che se andiamo a mettere i dadi interi qua rimane tutto ammaccato, tutto il pezzettone, quindi non va bene. Io in casa ancora non l'ho fatto, quindi ho comprato questo. Mescoliamo. Ora, quando abbiamo messo tutto, perché direi che abbiamo messo tutto, cipolla, sedano, pomodoro, l'aglio, il dado, andiamo a chiudere il nostro coperchio. Ora vado a mettere questo perché l'avevo tolto, perché l'avevo usata. La spostiamo, che vi faccio vedere cosa andiamo a fare. Ora ascoltatemi bene. Pressure cook, premete. Poi siete su custom, che lampeggia, premete il pomello. Quando siete lì che avete premuto il pomello, lampeggia il tempo. Andate a impostare 20 minuti. 20 minuti, giusto? Ok, premete, dovete lasciare IG e poi premete semplicemente start. Ecco qua. Ora mi raccomando, la valvola che sia sopra SEAL. Ora dobbiamo aspettare che va in pressione, qua che scalda va in pressione, poi dopo partirà il nostro tempo. Nel frattempo preparate la dose della vostra pasta, quella che voi andate a mangiare. Ovviamente se andate a doppiare tutto, anche solo i ceci, andate a doppiare tutto, acqua, pomodoro, tutti gli ingredienti, Ora aspettiamo che va in pressione, quando va in pressione torno qua che vi faccio vedere il momento che andrà in pressione. Ecco che sta per andare in pressione. Se non so se riuscite a sentire il rumore, sta frivolando la valvola e si sta per alzare. Sono passati pochi minuti, Sentite il rumore? Ora si alza e andrà in pressione la nostra pentola. Pochi sta, eccola, è andata in pressione. Ora aspettiamo la cottura. Ecco che ha terminato la nostra cottura. Come sentite, sta fischiando. Ora premette cancel e la nostra macchina si ferma. Ora andiamo a sfiatare velocemente. Ecco qua. Aspettiamo che sfiata completamente tutto. Quando ha finito di sfiatare, vedrete la valvolina che vedete sporgere in acciaio, la sentirete scendere, fa boom e va giù. Aspettiamo un pochino così vi faccio vedere. E poi quando ha finito di uscire il vapore, si può andare ad aprire per andare ad aggiungere la pasta. Dobbiamo assaggiare e vedere se dobbiamo andare ad aggiungere del sale. Ecco qua, ormai ha finito di uscire il vapore, come potete sentire. Ora scenderà la valvolina. Quando è scesa la valvolina, possiamo andare ad aprire. Io direi che ormai scende. State a guardare la valvolina lì, quella metallica. Ecco qua, visto che è scesa, ha fatto proprio tum. Ora andiamo ad aprire delicatamente. Tiriamo su l'acqua di condensa, andiamo a svuotarla nel nostro lavandino. Ecco qua i nostri ceci belli brodosi, perché dobbiamo andare a cuocere. Ora assaggiamo il brodo perché dobbiamo sentire se di sale è a posto. Io direi che va benissimo.
i ceci sono cotti, vi faccio vedere, come potete vedere sono belli cotti, sì. Allora, ora andiamo ad aggiungere la pasta e dobbiamo mettere metà tempo di cottura, eh? Questi ci mettono 7 minuti, noi di solito la mangiamo con queste pennette, quindi io vado a impostare 4 minuti. Ecco qua, un pizzico di sale lo aggiungo, giusto per farlo un pochino più saporito, e non mi sembra tanto saporito. Ora andiamo a mescolare e andiamo a mettere il tempo. Stiamo attenti a rimettere il coperchio. Ecco qua, chiudiamo, facciamo pressurcook, custom, va benissimo, e andiamo a impostare 4 minuti. Premete sempre IG e fate semplicemente start. Ecco qua. Ora dobbiamo fare come prima, aspettare che molto più velocemente scalderà, molto più velocemente andrà in pressione, e aspettiamo come prima il termine della cottura della nostra pasta. Così poi vi faccio vedere il risultato finale del piatto. Ecco che è terminato il tempo, anche la nostra pasta dovrebbe essere pronta. Fate cancel e andiamo di nuovamente a sfiatare. E come prima dobbiamo aspettare che sfiata tutto e che la valvola torna giù. Ora che ha finito di sfiatare ed è scesa la valvola, possiamo andare ad aprire. Stiamo sempre attenti per l'acqua da togliere. Ecco qua, nostra pasta e ceci. E pasta e ceci, non so cosa volevo dire poi. Ora assaggiamo, sentiamo di sale. Buono. Ora vado a fare l'impiattamento, poi torno qua che vi faccio vedere l'impiattamento come viene bello. Ecco qua il nostro piatto pasta e ceci. Ora andremo ad aggiungere un filo di olio crudo Evo, andiamo a aprire e andiamo ad aggiungere un filo leggero. Ecco qua, chi vuole può metterci del formaggio, del pepe e andare a servire. Questo è il nostro pasta e ceci. Spero che vi sia piaciuta, che vi piaccia. Sotto trovate scritto gli ingredienti che io ho usato e per il procedimento dovete guardare il video. Sotto troverete tutti i canali, c'è il canale, il gruppo della friggitrice d'aria e il gruppo anche della pentola a pressione. E tutti gli altri canali dove mi potete seguire e iscrivere. Per qualsiasi cosa mi potete contattare, io appena un attimo di tempo vi risponderò sempre a tutti. Iscrivetevi al canale così non perdete i prossimi video. In basso a destra dove c'è scritto iscritto e iscritta c'è una campanella. Attivate le notifiche, ogni volta che pubblicherò un video vi arriverà la notifica sul vostro dispositivo. Fatemi sapere se l'avete fatta, come la fate e se vi è piaciuta. Alla prossima, ciao!